No, in realtà il momento in cui ci si accorge che esistono gli UFO è il 1947. Ah, 47, quindi 63 anni fa. Siamo negli Stati Uniti e un signore, un commerciante che si chiamava Kenneth Arnold, sì, volava col suo Piper su Monte Rainier e in quel momento lui vede una flottiglia di cose strane, di piatti volanti, li chiamerà plane saucer, cioè piatti volanti, che voleranno sul suo aereo, scende giù, arriva in aeroporto e lo racconta a tutti. La settimana dopo tutti i giornali del mondo sono pieni di fotografie prese da tutte le parti degli stessi oggetti che Kenneth Arnold aveva visto. Si comincia da lì. Insomma, qualcuno da lassù ci spia? Sì, certo. Sarebbe un grande spreco di spazio, avrebbe detto Jodie Foster nel film, perché la vede protagonista. Voglio dire, l'universo è molto grande. La stessa scienza, da un punto di vista puramente statistico, dice chiaramente che sì, ci sono gli altri esseri viventi, ci saranno da tutte le altre parti dell'universo. L'universo è così grande, ma la scienza dice, siccome l'universo è grande, non verranno mica qui a romperci le scatole a noi. È impossibile superare la velocità della luce. E invece faccio un altro ragionamento. Siccome sono qui e ne abbiamo le prove, in qualche modo avranno fatto. I scienziati ne devono prendere atto. Lei ha parlato di prove. Certo, per usare una parola che non ci piace, ma forse una religione sarebbe una di quelle con il maggior numero di fedeli sul pianeta, perché pare che un terrestre su 5 creda infatti nell'esistenza degli alieni. Ecco, però per fare una religione non basta questo, perché sennò sa quanti partiti politici sarebbero una religione? In realtà non è così. Quanti, scusi, ha detto, sa quanti? Partiti politici. Ah, partiti. Certo. Per fare una religione ci vuole un'altra cosa, ci vuole la fede. La fede non richiede la prova scientifica. Soprattutto la prova non richiede conoscenza. Non richiede un po' il ragionamento. La fede richiede che qualcuno ragioni per te, il tuo Dio, il tuo sacerdote. Certo. Noi purtroppo qui non abbiamo né te né sacerdoti, ma siamo di fronte alla testimonianza di un sacco di persone che ci raccontano le loro esperienze con gli alieni. Ecco, questa è la sua tesi. Lei, con il professor Malanga, dice che 600.000 italiani hanno vissuto l'esperienza di un rapimento alieno. Vero. E lo riafferma questa sera. Può sembrare incredibile. Entriamo allora in questo tema. Questa è la sua tesi centrale. Molte persone, dice, sono state rapite, cioè abdotte, questo è il termine corretto, mi pare, vero? Sì, abduzione, vero. Dagli alieni e di quanto comunemente si creda. La maggioranza di questi abdotti non ricorda il rapimento, ma qualcuno riesce a ricordare. E lei, naturalmente, sa come far emergere questa memoria del rapimento. Come? Esattamente, la cosa è così. In realtà, all'inizio del nostro studio, noi non sapevamo dove mettere le mani. Io facevo il chimico organico, non facevo lo psicologo, non mi ero mai interessato di queste cose. Avevo letto un po' che in America, negli Stati Uniti, utilizzavano queste ipnosi regressive, le chiamavano così. Devo dire la verità, io il primo libro di ipnosi l'avevo letto che avevo 15 anni, l'avevo messo in un cassetto e avevo detto, ma questo forse un giorno mi serve, e in realtà mi è servito. Dovevamo guardare nella testa delle persone, perché l'ufologia vecchia, antica, faceva le fotografie, andava sul terreno e cercava le analisi del terreno, dove si erano poggiati gli eventuali UFO. Noi invece avevamo scelto una via diversa, avevamo capito che la prima via non dava frutti, dovevamo guardare nella testa delle persone, studiare i testimoni, capire se questi erano veri testimoni, raccontavano veramente delle cose reali oppure erano una massa di matti. Ci siamo subito resi conto che la massa di matti era 600-650.000 persone in Italia, un po' troppi per essere tutti matti, e allora abbiamo individuato una serie di strumenti, tra cui l'ipnosi regressiva, la programmazione neurolinguistica e tutta un'altra serie di strumenti che ci permettessero di capire se quello che il soggetto raccontava, diceva di aver sognato, diceva di aver visto, era realmente quello che lui diceva di aver sognato, visto o vissuto. E abbiamo lavorato 20 anni, io mi sono trovato, vi do un po' di numeri, l'anno scorso ci hanno contattato solamente 1200 persone utilizzando il nostro canale telematico, che è il canale di ufomachine.org, che è il nostro sito ufficiale. Solamente 1200 persone mandandoci il loro test di autovalutazione, un test che noi mettiamo a disposizione, sì, delle persone, sì, che si vogliono autotestare, per sapere se sono state addotte
rapite dagli alieni, direbbe la gente normale, sì, oppure no? Rievocando, rifacendo il test aiuta a rievocare, a ricordare tutte quelle che sono le sensazioni interne, nascoste, che vengono fuori. Ebbene, su questi 1200 persone che ci hanno scritto, il 10% sono risultate positive al test di autovalutazione. Professor Malanga, la interrompo un momento soltanto, poi la lascio seguire. Prego. Ci sono tre messaggi che li leggerò fra poco, però due osservazioni. Lei sa che l'ipnosi regressiva viene utilizzata anche per andare a indagare nelle vite pregresse per chi ci crede. Vero. Che differenza c'è? Come fa a distinguere? Lei ci crede intanto? Sì, certo. All'inizio di questa storia io non ci credevo assolutamente al problema delle vite passate, future, guardavo queste cose che fanno in televisione, che mi facevano sorridere, ho dovuto cambiare idea. All'interno dell'ipnosi profonda noi riusciamo a parlare con la coscienza profonda del soggetto, chiamiamola anima tra virgolette, la quale può andare a spaziare atemporalmente in avanti o indietro. In altre parole molto più tecniche, se io prendo uno dei nostri soggetti, lo metto in ipnosi profonda e lo faccio descrivere quella che è la sua vita passata, ebbene, lo fa regredire in pratica, mi parla in antico greco, sì, mi parla in come fa allora a distinguere che non si tratta di una regressione in una vita precedente e invece di un'esperienza di abduzione da parte degli alieni? Oh, è semplice ora che si sa fare. È semplice. Una volta non si sapeva fare. La parte, quando noi entriamo in ipnosi, la parte profonda dell'inconscio del soggetto si manifesta sotto forma di coscienza, e questa coscienza dice le cose, e lì ci siamo trovati di fronte, io sono ateo, ve lo dico subito, ma ci siamo trovati di fronte a risposte molto strane. Questa parte che veniva fuori alle domande di riconoscimento, quando gli chiedevamo come ti chiami, noi non abbiamo nome, quanti anni hai, cosa vuol dire, rispondeva, da quanto tempo sei, da sempre, descriviti, sono una matrice di punti di luce. Ecco, queste erano le risposte che centinaia e centinaia di persone, pur non conoscendoci, tutte ci davano, tutte uguali, e noi dovevamo capire chi cavolo era questa matrice di punti di luce che ci stava parlando. Ecco. Lei sostiene che se la seduta ipnotica viene condotta in maniera corretta, l'inconscio non permette di dire menzogne, mi pare, vero? Sì, l'inconscio non dice menzogne, l'inconscio però è un povero, come se, permettetemi il termine, sì, è un coglionciotto. Ah. Cioè, è uno che dice le cose che pensa, non è un politico, non è in grado di mediare, dice o sì o no. In realtà quello che dice è quello che lui crede che sia la verità, sovente lo è, ma noi diciamo che facciamo comunque un errore possibile, e che è l'errore di interpretazione. Ho capito. Perché l'inconscio parla ad archetipi alla mente, la mente traduce con il suo vocabolario e qualche volta la mente non è in grado di tradurre correttamente. Mi perdoni, devo cominciare a leggere i messaggi che sono giunti qui. Comincio dall'osservazione più, diciamo, rappresentativa. Alex, che ringraziamo, dice: io credo che se esistessero veramente altre forme di vita si sarebbero mostrate in modo più clamoroso e non grazie a qualche pseudo avvistamento. Vero. Velocemente, perché poi dobbiamo, certo, passare all'altro. Allora, gli pseudo avvistamenti sono centinaia di migliaia. Le fotografie che abbiamo sono state dimostrate tutte reali con la fotodensitometria. Gli addotti che noi abbiamo hanno le tracce delle operazioni chirurgiche che sono state fatte dagli alieni sul corpo. Abbiamo rintracciato i microchip all'interno del corpo degli addotti, che hanno una percentuale isotopica differente da quella terrestre, cioè un numero di neutroni in più nel materiale con cui sono stati costruiti. In altre parole, non c'è nessun dubbio scientifico, gli alieni ci hanno rotto le balle. Ha finito la risposta? Volevo essere... Sì, sintetico, è stato bravissimo. L'altro dice: buonasera, complimenti per le tematiche che affrontate. Cosa pensa il professor Malanga dei fenomeni elettromagnetici registrati sull'isola di Caronia? Informate i nostri ascoltatori. Max, grazie. Sì. Ah, è una cosa molto interessante. Tutte le volte che si cerca qualcosa di strano, poi si finisce per dare la colpa agli oggetti volanti non identificati e agli alieni. Soprattutto quando...